La situazione è peggiorata di tanto negli anni, praticamente si è lesa anche la dignità di chi abita questi quartieri, oltre che ledere la dignità chi vive l'emergenza abitativa a Teramo. Il problema dell'emergenza abitativa non è sull'agenda dell'amministrazione comunale, assolutamente, in quanto in questi 6 anni non abbiamo visto un'azione che possa portare a una soluzione dei problemi di questi cittadini. Ci sono state fatte tantissime promesse su dei fondi che potevano essere presi, l'ho detto anche prima, PNRR, rigenerazione, fondi di coesione e quant'altro, ma oggi la situazione è questa e dobbiamo prenderne atto tutti. Non possiamo più farci prendere in giro. Il problema c'è e continueremo a scendere in piazza ugualmente. Adesso siamo sotto Via Longo, poi saremo in centro, poi saremo dal sindaco, che sono sicuro che lui ci riceverà a braccia aperte come ha sempre fatto. Però come abbiamo detto prima, adesso non siamo più noi disposti ad andare da loro a parlare, perché fino a quando non faranno qualcosa di concreto con noi la questione è chiusa qui. Noi del centro politico Santa Croce chiudiamo fino a quando non mettono mano alle case. Una volta che mettono mano alle case, ai soldi, vengono i muratori, noi siamo aperti, ma non lo facciamo per noi, per una questione di tornaconto, lo facciamo per il popolo, che noi rappresentiamo il popolo, perché noi abitiamo alle case popolari, noi siamo la parte, diciamo, sotto a tutto, e quindi noi siamo costretti, lo facciamo volentieri, a rappresentare il popolo, a lottare con loro e a organizzare il popolo. Punto. Questo è il nostro, quello che fanno i compagni e i comunisti, organizzare il popolo per far valere i propri diritti. Lo faremo fino a quando non moriremo, lo diciamo senza tanti giri di parole.